Ed eccoci qua, buongiorno a tutti e ben ritrovati in diretta sulle Fonti TV. Prosegue la nostra HR TV Week. Ricordo ovviamente che continuerà fino alla fine di questa settimana. Nella prossima ora approfondiremo insieme ai nostri ospiti il concetto di well-being e di quelle attività che le aziende possono mettere in piedi per aiutare i loro dipendenti a sentirsi al meglio ovviamente nel loro posto di lavoro. Ci soffermeremo naturalmente anche sugli impatti che il Covid-19 ha avuto su questo tipo di iniziative e le sfide future che le risorse umane dovranno cogliere e superare per andare verso il cosiddetto new way of working. Certamente anche cercheremo di spiegarvi, ecco, tutti questi concetti. Vorrei presentarvi il mio panel, Mariana Bennati, Wellbeing and Employer Branding Leader Deloitte Italia. Buon pomeriggio, ben ritrovata. Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Fabien Corso, direttore risorse umane BNL Gruppo BNP Paribas. Buon pomeriggio anche a lei. Buongiorno a tutti. Marco Monga, Human Resources e Organization Director, Istituto Italiano di Tecnologia. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Davide Umberti, Client Sales Manager di Gympass. Buon pomeriggio anche a lei. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Vorrei dare il benvenuto anche a Livio Zingarelli, Head of HR Philips. Buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Ecco, naturalmente parto dalla donna, Marianna Benati, ricordo di Deloitte Italia. Vorrei appunto partire da lei, innanzitutto cercando di spiegare a chi ci ascolta di cosa parliamo, che cosa si intende quando si parla di well-being, soprattutto al posto di lavoro. Assolutamente, buongiorno a tutti. Allora, per Wellbeing noi intendiamo una strategia di impresa che guarda al benessere delle persone inteso in senso olistico, quindi un benessere fisico, mentale ma anche sociale. Quando parliamo di benessere fisico intendiamo tutto ciò che comporta ad avere un corpo forte, pronto ad affrontare le sfide della vita, quindi vuol dire movimento, vuol dire alimentazione, ma vuol dire anche molto importante, spesso sottovalutato, curare il riposo, il sonno. Per quanto riguarda il benessere mentale, invece, intendiamo tutte quelle azioni volte ad avere una mente resiliente, una mente innovativa, creativa, e per questo lavoriamo sulla gestione dello stress, sull'engagement, sulla work-life integration. Per quanto riguarda invece il benessere sociale, intendiamo quei comportamenti che permettono all'individuo di avere un impatto sulla società, perché qualsiasi essere umano, una volta che sta bene fisicamente e mentalmente, per avere uno stato di completo benessere, ha bisogno di avere anche un impatto sociale. Perché le aziende hanno iniziato a interessarsi di well-being? Perché il well-being migliora l'engagement delle persone. E delle ricerche di Gallup ci dicono che se l'azienda si occupa del benessere delle persone, l'engagement può salire fino al 40%. Se le persone si sentono ingaggiate, migliora anche la produttività. Sempre Gallup ci dice che se un'azienda ha persone ingaggiate, la produttività può aumentare fino al 20%. Inoltre, una strategia di well-being migliora la retention e l'attraction dei talenti, che sappiamo oggi essere un tema cruciale, e anche va a migliorare gli aspetti legati all'assenteismo e al presenteismo. Ecco, Fabien Corso, vengo da lei per capire quali sono le iniziative di benessere per i dipendenti che avete messo ecco, in campo e non solo, quali di loro sono risultate le più produttive, se possiamo chiamarle così. Sì, allora, certamente anche noi abbiamo fatto questo percorso progressivo, abbiamo lavorato nel tempo ovviamente sul well-being professionale, che era più classico, la conoscenza, lo sviluppo, la mobilità delle persone, ma anche il well-being finanziario, tramite in particolare tutte le iniziative di welfare, per arrivare a quello che diceva Mariana, nel senso lavorare sul well-being personale, che è la componente fisica, mentale e sociale. Quello che funziona e che continueremo a agire sicuramente è sul well-being sociale e di rendere i dipendenti, le nostre persone, sempre più protagonisti di quello che vogliamo essere come azienda. Vogliamo essere ovviamente un'azienda inclusiva e a questo punto dargli la possibilità di essere protagonisti su questo campo. Noi abbiamo per esempio tre network imprese.
nell'ambito della diversità di genere, nell'ambito della diversità di età e anche nell'ambito della diversità di orientamento sessuale. Sicuramente queste network i nostri network consentono veramente a dare la possibilità alle persone di servire e di aiutare i colleghi a essere sempre più inclusivi. E questo funziona molto bene, devo dire, è un aspetto molto comunitario. Quello che cerchiamo anche a fare sempre in questo well-being social è anche di rendere protagonisti le nostre persone nello sviluppo delle altre colleghi. E tutti i programmi di mentoring, per esempio, o anche, per esempio, di renderli coach di persone che hanno intrapreso dei percorsi di, diciamo, di reskilling. E questo, anche questo, funziona. Poi finirei sulla parte social, su anche tutto il tema di rendere la nostra azienda sempre più responsabile. E anche su questo campo abbiamo un programma che si chiama 1 Million Hour to Help, che aiuta molto le persone a fare volontariato. Poi sulla parte mentale e fisica direi che, al di là delle cose un po' più tradizionali, perché noi abbiamo anche per esempio una palestra, ma questo non lo possiamo fare su tutte le nostre piazze, perché noi abbiamo una rete di agenzia. Sicuramente quello che cerchiamo a fare è da un lato a supportare le persone più fragili e anche le persone magari che hanno bisogno, come attualmente nel Covid. Nel Covid abbiamo cercato di prendere una serie di iniziative per permettere alle persone di continuare a imparare, per ascoltarli, per ovviamente venire al loro sostegno quando ne hanno bisogno. L'altra cosa, anche un po' della stessa modalità, sul fisico, anche qua, penso che abbiamo ancora tanto da fare, ma cerchiamo a veramente sviluppare il fatto di prendere cura di sé. Credo che il primo è un'iniziativa che oggi ha sempre più risonanza, e di dire già ai manager, se stessi, di prendere cura di loro, perché se loro prendono cura di loro, ovviamente vanno a trasmettere energia positiva verso le persone, e poi anche danno la possibilità alle loro persone di integrare che l'aspetto fisico, mentale, l'equilibrio tra vita professionale e vita del lavoro è fondamentale. Ecco, Marco Mong, innanzitutto vorrei chiederle se è d'accordo con la definizione che abbiamo sentito di well-being di dottoressa Benatti, e non solo, certamente, quali sono state le iniziative più efficaci che avete introdotto voi? Grazie, ovviamente sono d'accordo, perché tutte le cose che ho ascoltato sono certamente, come dire, interessanti e in qualche modo di replicarle anche a casa nostra. Noi siamo un istituto di ricerca, siamo 1800 persone di più di 50 nazioni, però vorrei provare a fare un ragionamento che da un lato va oltre in termini di concetto, ma si integra perfettamente con quello che abbiamo ascoltato, perché oggi come oggi è molto complicato distinguere il tempo di lavoro dal tempo della vita privata, nel senso che le due dimensioni sono sempre di più confuse tra di loro. Si parla da diversi anni di tempo rosichi, per esempio, no? Questo per una serie di ragioni culturali, di evoluzione dei modelli organizzativi, ma anche banalmente dell'avvento del digitale, che in qualche modo ha fatto sì che i device che usiamo nella nostra vita privata sono gli stessi che utilizziamo anche nel mondo del lavoro. Allora, da questo punto di vista, parlando di benessere, è sempre più difficile distinguere la dimensione privata da quella professionale, quindi si tratta di trovare una forma di benessere legato al concetto della vita stessa, life balance. Quindi, se vogliamo, dovremmo anche superare il tema del work-life balance, parlando di life balance a 360 gradi. Allora, da questo punto di vista, dicevo, l'importante è far sì che le persone intanto facciano un lavoro che le gratifichi, quindi bisogna lavorare sui modelli organizzativi, sull'evoluzione dei ruoli, sulla fiducia, sulla delega, da un lato. E dall'altro lato bisogna far sì che l'ambiente di lavoro sia un ambiente di lavoro che possa essere e corrispondere ai desiderati e ai bisogni delle persone. Noi, come dicevo, siamo oltre 60 nazionalità, quindi culture eterogenee per definizione. Aggregare su concetti culturali è a questo punto ovviamente illusorio, anche perché poi la cultura per definizione è qualcosa che cambia nel tempo. Allora, quello che noi su cui noi abbiamo investito molto sono i valori più che la cultura. Cioè bisogna far sì che le persone, a prescindere da dove arrivano, che tipo di percorso didattico, accademico hanno fatto e quant'altro, possono riconoscersi su alcuni valori essenziali
e su questi quindi fare aggregazione. Quindi l'ambiente di lavoro passa tramite gli individui che hanno, come dire, dei tratti in comune che consentono loro di stare bene insieme per lavorare, ma più in generale per condividere del tempo. E poi c'è proprio l'elemento tempo, come dicevo, che fa sì che il tempo di lavoro e il tempo di vita privata è sempre di più sovrapponibile, di conseguenza bisogna intervenire proprio anche sui processi, le procedure, in modo che questa coesistenza diluita nell'arco della giornata possa essere compatibile con appunto il benessere degli individui, e poi quindi il benessere che viene coltivato anche tramite tutte quelle investimenti e quelle soluzioni che hanno già commentato i colleghi. Ecco, Zingarelli, vorrei chiederle come può un'azienda misurare appunto l'efficacia di questi progetti volti al benessere a 360 gradi? È chiaro che i livelli di partecipazione sono un aspetto importante. Noi, come veniva detto prima, il percorso è un aspetto importante. Per noi è stato un percorso di cambiamento in tanti aspetti, l'introduzione dello smart working un po' di anni fa, l'introduzione dopo che abbiamo fatto un bilancio del capitale umano, in cui appunto siamo andati a misurare quali erano i nostri punti di forza e quali erano le cose che all'interno della nostra organizzazione risultavano essere le aree di miglioramento, e quindi misurare che l'ambito della flessibilità e l'ambito della salute erano le due aree più interessanti da sviluppare, e tra l'altro fortemente collegato alla missione nostra che come organizzazione in Philips abbiamo, quella di migliorare la qualità della vita delle persone, quindi gli aspetti di salute e benessere. Farlo all'interno della nostra organizzazione per primo a livelli di eccellenza era un aspetto importante, e poterlo misurare lo vediamo appunto da livelli di partecipazione. Abbiamo costituito il counseling 4 anni fa e oramai abbiamo che quasi il 10% delle persone in un modo o nell'altro ne usufruiscono gratuitamente all'interno della nostra organizzazione. Abbiamo fatto tanti seminari di accompagnamento appunto ai temi della diversity, della genitorialità, della gestione degli adolescenti, delle persone che tra di noi sono caregiver e quindi che supportano gli altri. Anche qui il livello di ritorno che poi puoi misurare anche attraverso il feedback e soprattutto con i social interni all'azienda ci dà tanta possibilità non solo di capire se è stato di successo, ma per trovare anche le aree di miglioramento. Poi ovviamente abbiamo anche le diverse survey che ci permettono di monitorare sia all'interno il percorso di miglioramento rispetto al tema dell'engagement, fra cui gli aspetti di well-being ovviamente sono importanti, e di benchmark anche con le altre aziende, quindi essere sempre sicuri che sia in termini numerici ma anche in termini di practice. Prima si citava ad esempio il focus sul sonno, che è un tema che anche noi quest'anno abbiamo fatto partire con tutte le nostre persone, sia all'interno dell'azienda che anche all'esterno, visto che abbiamo delle soluzioni in quell'ambito, molto importante e molto interessante. Sempre, come si diceva, allargando a 360 gradi il concetto di stare bene, che è stare bene in azienda, ma è stare bene a casa e avere maggiori informazioni per gestire gli stessi temi in tutti i contesti in cui operiamo. Ecco, estendo la domanda anche a lei, Benatti, come può un'azienda misurare appunto l'efficacia di questi progetti volti al benessere a 360 gradi? Lei è d'accordo con ciò che ha detto il suo collega? Sì, assolutamente. Anche per noi in Deloitte è stato un percorso. Abbiamo iniziato a novembre 2017 in Italia a occuparci di well-being, e noi abbiamo un tool nostro proprietario che si chiama Well-being Index, che è una survey anonima che forniamo ai dipendenti sia di Deloitte ma anche quando eroghiamo il servizio ai nostri clienti, per misurare il livello di benessere. È una survey che ci permette di capire come le persone stanno dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista mentale e sociale. All'interno della survey inizialmente ci sono delle domande generiche che ci permettono di clusterizzare le risposte, e poi andiamo a indagare proprio nel dettaglio questi aspetti. La survey è anche abbastanza snella, comunque sono circa 40 domande. Sul benessere fisico andiamo a capire gli stili di vita delle persone, quindi alimentazione, movimento, riposo e eventuali vizi.
sul benessere mentale andiamo a capire l'engagement, la work-life integration, livelli di stress, rispetto, perché anche prima comunque lo citava anche il collega Fabien, quanto il tema del well-being è legato, no, agli aspetti di diversity e inclusion. Sicuramente il well-being favorisce l'inclusione all'interno di un'azienda. E poi andiamo a misurare il benessere sociale, quindi l'allineamento ai valori dell'azienda e quanto la persona sente di contribuire col proprio lavoro a questo. In Deloitte, ad esempio, l'abbiamo erogata già questa survey due volte, sia a dicembre 2018 che a luglio 2020, abbiamo visto un miglioramento su tutti i parametri e un miglioramento dell'indice complessivo del 13%. Pensiamo sia uno strumento davvero utile perché permette da un lato di capire quali sono le vere esigenze dell'azienda, perché il well-being non è un tool one size fits all, ma deve essere specifico sulla popolazione aziendale in quel momento, e permette anche poi di monitorare nel tempo come sono andate le attività al piano d'azione affinché sia sempre più una soluzione win-win sia per l'azienda ma anche per i dipendenti. Ecco, dottor Umberti, invece quali sono state le iniziative che hanno avuto maggiore successo a Gympass sinora? Sì, noi diciamo in Gympass abbiamo come rappresentanti di Gympass una doppia veste, nel senso che noi siamo anche fornitori in un certo senso di well-being, ci occupiamo di questo, lavoriamo con 2000 aziende nel mondo circa e ci occupiamo proprio di questo, ovvero di fornire strumenti, di facilitare tutto ciò che è well-being. Parte del nostro recente processo è stata proprio quello di riconvertire, al netto dell'emergenza, delle restrizioni che tutti abbiamo dovuto subire durante la pandemia, riconvertire un po' il nostro lavoro in ambito prima digitale, quindi riconvertendo quello che era il nostro servizio prima legato al benessere fisico su canali digitali, quindi fornendo servizi disponibili a tutti i dipendenti anche da casa, e più recentemente riconvertendo il concetto di well-being proprio in ottica di quello che diceva prima Marianne, nel senso non è più solo well-being fisico, per come lo intendiamo anche noi, ma si tratta di soluzioni per il benessere, per la cura della persona, quindi parliamo di salute mentale, smettere di fumare, aspetti legati alla nutrizione, al controllo del sonno, sono tutti elementi fondamentali per quanto riguarda well-being quando si parla di well-being. In Gympass io rappresento un'azienda come dire, un po' più piccola, almeno per numero di dipendenti rispetto alle testimonianze dei colleghi. Noi abbiamo fatto una serie di iniziative, e parlo soprattutto del periodo legato al primo lockdown, che hanno avuto il compito di mantenere alto quell'aspetto valoriale, diciamo, quell'aspetto che è venuto un po' a mancare a causa dell'assenza forzata, del non potersi incontrare. Tra le varie, segnalo quelle che hanno avuto più successo, che sono state sicuramente un bonus che è stato dato dall'azienda a tutti i dipendenti di alcune centinaia di euro per facilitare l'allestimento di una postazione lavorativa all'interno delle proprie case. E, oltre a questo, abbiamo fatto anche noi una serie di webinar legate alla psicologia dello sport, alla mindfulness e iniziative anche più legate appunto agli aspetti valoriali, quelli che per mancanza di quei vasi comunicanti che spesso in ufficio sono presenti ma non si vedono, iniziative come Secret Dinner, dove abbiamo organizzato delle cene per tutti i dipendenti a sorpresa direttamente nelle proprie case. Ecco, sicuramente molto interessante. Hanno funzionato soprattutto le iniziative magari per incentivare le persone a smettere di fumare? Assolutamente, assolutamente. Sono proprio le iniziative che in questo momento le grandi aziende ci chiedono di rappresentare, nel senso che al di là dell'esercizio fisico, che continua a essere parte fondante, fondamentale del nostro business, offrire soluzioni a 360 gradi per la cura della persona è oggi determinante, oggi fondamentale per qualsiasi organizzazione. Ecco, vorrei parlare anche del contesto che si è creato attorno alla pandemia, che sicuramente, ovviamente mi riferisco alla pandemia da Covid-19, che sicuramente è stato uno shock per tutte le aziende. In questo momento di discontinuità, come sono evoluti i progetti di well-being e che cosa ci sarà utile mantenere nel futuro, ovviamente per andare verso un new way of working, ovvero un nuovo modo di lavorare? Vorrei iniziare da lei, Zingarelli. Che cosa ne pensa per quanto concerne questo argomento? Come ha cambiato la pandemia?
Penso che cercando di prendere gli aspetti positivi di questa esperienza comunque difficile, il momento di forte pressione che il Covid ha messo su ciascuno di noi ci ha fatto vedere ancora di più quello che siamo veramente, credo, come singoli ma anche come organizzazioni. Cioè nella pressione è uscito sia i nostri punti di forza, ad esempio, per noi è stato importante vedere che determinati valori che molto spesso citiamo nel momento di difficoltà, noi lavoriamo negli ospedali, avevamo 300 tecnici, abbiamo 300 tecnici che vanno quotidianamente negli ospedali e quindi da subito abbiamo avuto l'importanza di mobilitarci ed organizzarci nel modo giusto, in sicurezza, con correttezza. E quindi tutto questo, vederlo nella pratica e uno spirito di coesione, di comunione di intenti, che ripeto, molte volte nelle aziende citiamo nelle slide, ma che poi vederle nel quotidiano è stato molto importante. È chiaro che anche la flessibilità maggiore che avevamo innestato, proprio come dicevo prima, nel percorso degli ultimi anni, in questa fase è diventato un elemento fondamentale. Cioè, concretamente, ad esempio, lavorare sempre più su un budget della singola persona in termini di benefit, piuttosto che non su istituti predefiniti dall'azienda, ma avere un budget e poterlo spendere a seconda dei bisogni, in questa fase ha portato, ad esempio, nell'ambito della salute, a poter fare degli switch molto rapidi, compreso quello di poter gestire, ad esempio, non so, il rimborso del tampone per il Covid, lo posso fare dal mio budget senza che ci debba essere una decisione dell'azienda o un accordo. È parte della flessibilità con cui è già costruito l'approccio al tema. Quindi queste cose hanno dimostrato di funzionare molto bene. È chiaro che in un momento come questo si scoprono anche che, ad esempio, engagement rispetto ad energia lo si vede ancora di più, che sono due cose diverse. La nostra organizzazione ha avuto altissimi livelli di engagement, proprio perché ci si è uniti nella gestione della difficoltà ancor più del solito. Ma mantenere un elevato livello di energia in questo anno è molto difficile. È molto difficile, quindi abbiamo dovuto attivare azioni sia in termini di comunicazione, di condivisione, di riconoscimento, di creazione di occasioni informali. Lo citava prima Davide con degli esempi della sua organizzazione. Sono stati importantissimi perché mancavano nella standard way of working delle iniziative in più che potessero garantire energia. Così come è interessante, secondo me, e dovremmo portarcelo anche nel futuro, la differenza di efficacia rispetto a gestire temi più relativi all'attività ordinaria, quindi più alla performance, piuttosto che a temi che riguardano più la trasformazione, al cambiamento dell'organizzazione. Abbiamo visto che nel gestire l'ordinario, meccanismi molto più virtuali, molto più, diciamo anche remoti, semplificano, fanno perdere meno tempo, ci permettono di non spendere tempi nel commuting, nel percorso e quindi sempre di più dovremo tenerceli stretti perché nel lavoro ordinario ha funzionato in tanti aspetti anche meglio che in altri momenti. È chiaro che invece nei grandi progetti di trasformazione, nel grande cambiamento, dove abbiamo bisogno di connettere persone, di organizzazioni differenti, di innovare, di collaborare, e qui diventa più difficile. Noi abbiamo imparato che ancora di più è importante la pianificazione, riuscire a programmare per poter gestire tanti possibili scenari diversi. Però questo è parte di quello che dovremmo portarci e nel ribilanciare nella way of working, l'esserci, l'essere remoti, lavorare su cose diverse sarà un aspetto molto importante. Ecco, dottor Corso, vorrei sentire anche appunto la sua opinione, come sono evoluti i progetti di well-being. Sì, non so se mi vedete perché ho avuto un po' di problemi tecnici, mi scuso per questo. No, non la vediamo purtroppo, però la sentiamo. Va bene. Sì, sicuramente il Covid sta accelerando una serie di transformation. Sicuramente ci sono degli aspetti, dei punti di attenzione da avere già tutti in mente, come per esempio il diritto alla disconnessione, perché sappiamo che quando si lavora a distanza, ovviamente il vantaggio del remote working è sicuramente dare flessibilità alle persone. Dall'altra parte bisogna che tutti accettano certe regole che consentono alle persone di non essere sempre in ansia di ricevere chiamate a qualsiasi ora. Donc, sicuramente questo è un primo aspetto. Nella continuità sicuramente c'è un grande fabbisogno di imparare a lavorare in questo modello ibrido.
credo che ogni società continuerà a estendere comunque questa modalità di new ways of working, ma sicuramente c'è un grande fabbisogno di formazione sia delle persone che dei manager. Sicuramente quello che è stato già detto, ma cambiare anche l'approccio, perché il remote working significa avere meno controllo e va bene così, ma bisogna sicuramente imparare a dare una fiducia governata per sempre anche avere in bilancio comunque una capacità a valorizzare la performance. E questo sono dei temi importanti, come l'utilizzo di spazi di lavoro, perché a questo punto c'è un nuovo paradigma da integrare, come ripensare i work office, come ripensare che senso ha di lavorare in ufficio. E sicuramente queste sono delle domande aperte su cui anche noi ovviamente stiamo ragionando. Io credo che è fondamentale di continuare, perché questo periodo ci ha mostrato quanto è importante l'ascolto. È stato sempre un tematica, ma nel well-being c'è questa necessità di ascoltare, e anche su questo sicuramente, al di là dei survey, dei pulse o di noi, quello che abbiamo deciso è sicuramente di dedicare anche dei tempi di ascolto diverso, nel senso ci sono per esempio per i manager abbiamo introdotto una modalità di team loop che consente veramente durante una riunione, tra virgolette, a non parlare della quotidianità, dell'operatività, ma a affrontare veramente i temi del benessere del team, di darci dei feedback collettivi, di affrontare le piccole cose, ma che comunque entrano anche in questa tematica del well-being. Perché sappiamo che 80% delle cose di disinguaggio sono correlate comunque al clima che vivono i team. Dunque, questo è un altro elemento che secondo me prende ancora più forza in un modello ibrido. E poi è vero che abbiamo, penso tutti, detto l'importanza di ragionare a livello complessivo sul well-being in tutte queste dimensioni. Io credo che in questo contesto, dove anche le aziende stanno rivedendo il loro modello di target operating model, perché tante aziende stanno cambiando verso l'agile, eccetera, sicuramente in questo periodo non bisogna neanche perdere di vista le attese in termini di carriera. Enfin, diciamo le cose che consentono comunque al collega, al dipendente di un'azienda di vedere un suo futuro. Dunque, da un lato bisogna sicuramente continuare su questi aspetti psico-mentale e tutto quello che abbiamo detto. Dall'altra parte non bisogna perdere anche che in questa fase di trasformazione le persone hanno bisogno comunque di percepire dei percorsi di crescita, dei percorsi di mobilità e dei percorsi di sviluppo. Ecco, dottor Umberti, estendo la domanda anche a lei, ma non solo, soprattutto che cosa ci sarà utile mantenere nel futuro dopo questa evoluzione, dopo i cambiamenti? Sì, noi anche in Gympass abbiamo un po', uso un brutto termine, ma approfittato dell'attuale contingenza per una serie di cambiamenti all'interno dell'organizzazione, come per esempio una riorganizzazione a livello region che era già prevista, è stata semplicemente accelerata sfruttando, tra virgolette, questa impossibilità di o quasi di recarsi in ufficio. Allo stesso tempo lo smart working, che era qualcosa che era già parte di Gympass, è stato concesso al 100% al momento fino a giugno 2021, ma con ogni probabilità rimarrà parte integrante del nostro modo di lavorare. Mi collego a due parole in particolare che hanno citato Livio e Fabienne, nel senso, da una parte la mancanza di energia, dall'altra la necessità di ascolto, che sono state un po' le due delle ragioni per cui nell'ultimo periodo, a partire dal 10 ottobre, ci siamo concentrati molto internamente sull'attenzione e la sensibilizzazione al fenomeno del burnout. In occasione del 10 ottobre del Mental Health Day abbiamo fatto partire una campagna anche di employer branding che si chiama How Are You Really, ed è parte da un assumption, che è quella che oggi il 48% dei dipendenti fanno fatica a confessare o a confidare al proprio superiore uno stato di malessere mentale. Quindi a partire da questo abbiamo coinvolto i dipendenti e i partner e le aziende con cui collaboriamo a raccontarci sui social, su LinkedIn e su altri canali un po' quali sono le difficoltà del momento. Nella seconda veste, invece, come fornitori, tra virgolette, di well-being, come dicevo prima, noi stiamo in questo momento ricevendo una grande richiesta per quelle che sono
le nostre azioni, che essendo oggi appunto trasformate su canali digitali, essendo soluzioni olistiche, possono supportare le aziende nei processi di cambiamento, quali lo smart working, processi di smart working al 100% o in grande percentuale dei dipendenti, processi quali la diversity e l'inclusion, perché lo sport, l'attività fisica in generale comunque è un grandissimo mezzo per l'inclusione. E insomma, come dire, stiamo, anche il nostro ruolo, come veniamo visti all'interno delle organizzazioni partner, è cambiato notevolmente. Ecco, vorrei sentire anche l'opinione della dottoressa Benatti. Eccoci. Allora, il Covid sicuramente ha messo a durissima prova la resilienza dei sistemi sanitari, sociali, produttivi e di servizi a livello mondiale. In questo contesto il well-being diventa ancora più rilevante, come anche hanno già detto i colleghi, ponendo la persona al centro, anche per non gravare ulteriormente sul sistema e per mantenere alta la produttività aziendale. Infatti il well-being per noi è sempre più un'evoluzione di quello che una volta era il welfare e il wellness. Il welfare inteso come uno strumento finanziario per migliorare il potere d'acquisto delle persone e il wellness inteso come i benefit che le aziende danno ai dipendenti. Ma vediamo proprio il well-being come una vera strategia di responsabilità sociale di impresa che, oltre ad avere dei benefici per l'azienda, ce li ha anche sulla comunità, grazie appunto alle persone che ne fanno parte. Come Deloitte crediamo talmente tanto in questo progetto che, come vi dicevo, ce ne occupiamo da 3 anni, che l'abbiamo anche trasformato in un offering che offriamo ai nostri clienti per accompagnarli in una progettualità di well-being, e pensiamo che il well-being sia anche una componente fondamentale per mitigare i rischi ESG. Il well-being in Deloitte fa anche parte del nostro bilancio sociale e è sicuramente una componente molto importante. Col Covid sicuramente il tema è più importante. Cosa cambia? Cambia innanzitutto per noi. Il cambiamento deve dipendere dalla misurazione. Come ci siamo detti prima, la prima cosa da fare è comunque ascoltare le persone e capire quali sono effettivamente i loro bisogni. Lato nostro, al momento abbiamo sicuramente lavorato per tenere alto il sistema immunitario, e come l'abbiamo fatto? Aiutando le persone ad avere anche da casa uno stile di vita sano, quindi le abbiamo aiutate a migliorare l'alimentazione, il movimento, la gestione dello stress, il sonno. Dall'altro le abbiamo supportate nel lavorare in maniera migliore in questa nuova modalità, no? Sempre da remoto, creando anche dei momenti che fossero informali per le persone, come delle merende, dei momenti che potessero aiutare le persone a ricreare quei momenti che in ufficio si hanno alla macchinetta del caffè e che lavorando da remoto mancano, ma sono sicuramente molto importanti per il benessere delle persone, ma poi anche sulla ricaduta che possono avere sul lavoro. E ci siamo focalizzati tantissimo anche sul benessere mentale. Abbiamo organizzato una settimana dedicata al benessere mentale in occasione della giornata mondiale del benessere mentale. È una delle nostre priorità quest'anno insieme alle altre, però sicuramente la situazione di contesto ha posto maggiore attenzione su questo aspetto rispetto ad altri. Ecco, estremamente interessante. Poi torneremo su questo argomento. Intanto, dottor Monga, benessere significa anche poter gestire il proprio tempo. Come abilitare modelli sempre più flessibili fatti di alternanza tra fisico e remoto? Sì, sono d'accordo con questa premessa, nel senso che in qualche modo lo accennavo già prima, il benessere passa soprattutto dal mio punto di vista dalla possibilità che le persone hanno di gestire nel tempo la propria attività in quella situazione liquida che mette insieme vita privata, vita professionale, interessi privati e relazioni sociali nell'ambito del lavoro. Da questo punto di vista, come mi accennavo prima, è molto importante lavorare sia sul modello organizzativo, quindi, che ovviamente sugli strumenti. Da questo, certamente il digitale ci aiuta, perché le applicazioni digitali che si possono adottare oggi negli uffici, nei posti di lavoro, eccetera, hanno questa capacità di come dire, gestire gran parte dell'aspetto transazionale di tutte le nostre attività, e di conseguenza
a queste applicazioni digitali è possibile delegare gran parte delle attività che richiedono una sincronia con tutto il resto del modello organizzativo, e quindi in questo riassetto è possibile aumentare la quantità di task, di compiti e quindi poi di tempo che io devo dedicare allo svolgimento della mia mansione, che posso svolgere in modo asincrono rispetto al resto dell'organizzazione. Chiaramente questo presuppone, come è già stato accennato anche dai colleghi, il tema della fiducia, della delega, della trasparenza, una leadership nuova, evoluta, in grado di gestire quindi gruppi in questa modalità e quant'altro, responsabilizzazione da parte delle persone. Ma così facendo, certamente noi più ampliamo il tempo di lavoro che io come individuo posso gestire liberamente nell'arco della giornata o nell'arco della settimana, maggiore sarà l'impatto proprio sul benessere complessivo, proprio per le ragioni che dicevamo prima. Poi, se posso fare un veloce accenno al periodo, certo, Covid, anche noi ovviamente ci siamo trovati a gestire questa emergenza come tutti, quindi tutti i discorsi che stiamo facendo legato al benessere complessivo nel periodo Covid sono stati esasperati ai massimi livelli. In questo senso invece abbiamo fatto proprio un'azione mirata e specifica di supporto psicologico, attivando dei webinar dedicati alle tematiche della convivenza in casa durante il lockdown, piuttosto che l'aspetto sociale del lavoro che veniva meno e così via, per tentare di dare, come dire, strumenti di tipo cognitivo alle persone per elaborare quella fase molto particolare che abbiamo vissuto e che in parte stiamo ancora vivendo, dipende un po' dalle regioni in cui siamo. Oltre a questo abbiamo organizzato uno sportello telefonico che le persone potevano utilizzare per avere un primo supporto individuale a questo punto sui temi che venivano proposti sempre in questo ambito, in questo contesto, supporto telefonico che poi poteva orientare e dirottare la persona verso servizi di counseling o di supporto psicologico in senso stretto, proprio nei casi di maggiore difficoltà, di maggiore ansia, stress o quant'altro. Tutto questo sistema scalabile l'abbiamo realizzato prima dell'estate e l'abbiamo portato avanti di fatto fino ad oggi. Ecco, dottoressa Benatti, lei è d'accordo, e estendo ovviamente la domanda anche a lei. Sì, assolutamente, come raccontavo prima, il well-being è diventato una tematica sempre più importante. Se ne parla da tanti anni, soprattutto all'estero. In Italia ha iniziato a prendere piede con l'emergenza sanitaria, perché si è visto quanto le persone sono una risorsa critica per generare valore per l'azienda. Quindi se non ci occupiamo del benessere delle nostre persone, difficilmente nel lungo periodo la nostra azienda avrà dei risultati positivi. Le persone sono la stessa cosa sia in ambiente lavorativo che privato, quindi è giustissimo parlare poi di work-life, direi più integration che balance, come prima anche raccontavano i colleghi, di occuparsi di un aspetto del benessere che sia appunto a 360 gradi e che tenga conto del nuovo modo di vivere e di lavorare. È un impegno che le aziende stanno iniziando a concretizzare sempre di più. Penso che in Italia tantissime aziende, magari non in maniera strategica organizzata, ma si occupano dei propri dipendenti da tantissimo tempo. Oggi forse bisogna fare quel saltino in più di avere una vera e propria strategia, perché questo permette sia di ottimizzare gli investimenti, ma anche di avere veramente un riscontro sulle persone e migliorare il loro benessere. Ecco, dottor Corso, lei è d'accordo, e soprattutto le vorrei chiedere se lo smart working ha avuto un impatto positivo a livello psicologico sulle persone, perché magari ad alcuni in qualche modo gli è mancato, ecco, il contatto fisico con i colleghi, appunto andare anche solo alle macchinette a prendere un caffè o qualsiasi altra cosa. Sì, allora, sicuramente abbiamo notato tutti due tempi, o direi tre. Il primo era il primo lockdown, su cui sicuramente subito, quando ci siamo attrezzati per consentire alle persone di lavorare in remote working, subito le persone si sono sentite in sicurezza, e dunque sicuramente c'era un benessere già forte,
è anche un mondo un po' sconosciuto, anche se noi avevamo già iniziato da un po' di tempo questa modalità di lavoro, ma diciamo in modo esteso così sicuramente era una novità. Poi abbiamo notato dopo l'estate sicuramente una volontà forte di ritornare, di ritrovare un po' l'abitudine, tipo il caffè, ma al di là di questo sicuramente avere dei momenti di confronto, anche perché certe attività progettuali, workshop, comunque a distanza non sono così semplici, almeno nella modalità con cui oggi abbiamo un livello di formazione delle nostre persone. Dunque sicuramente due fasi, adesso siamo di nuovo in quasi lockdown, direi che di nuovo il trauma della prima wave sicuramente fa che oggi le persone sono comunque contente di essere quanto possono, perché noi tipicamente una delle difficoltà che abbiamo oggi è di avere non tutti sullo stesso piedi, nel senso che ci sono i nostri colleghi in agenzia, ovviamente devono ancora essere in agenzia, servire i clienti, mentre altre direzioni possono più facilmente lavorare a distanza. Quindi sicuramente questa è una tematica che abbiamo oggi. Di trovare il giusto equilibrio e anche di far capire di non avere, diciamo, un'azienda a due velocità. È per questo che stiamo lavorando per vedere come comunque estendere anche a ambiti un po' meno abituati a lavorare in remote working, e sicuramente questo fa parte delle iniziative che sono importanti per il futuro. L'ultimo punto magari che direi è sicuramente, visto che siamo anche nell'ambito HR, perché le direzioni risorse umane hanno un ruolo fondamentale, sicuramente questa crisi mostra quanto anche il modello HR deve evolvere. Sicuramente l'esempio di oggi mostra che oggi la parte caring, la parte salute, sicuramente fanno parte completamente della mission di un HR, e sicuramente è importante di ragionare anche sulle attese delle persone nei confronti delle HR, e dunque questo fa parte anche delle sfide del futuro. Ecco, dottor Roberti, volevo sentire anche la sua opinione. Sono assolutamente d'accordo con quanto è stato detto. Diciamo, in un primo periodo noi abbiamo avuto modo di misurare internamente, anche con altre aziende, come in diversi aspetti, in diversi campi, la produttività sia addirittura aumentata in alcuni casi durante questo periodo, il primo lockdown soprattutto. È venuto proprio meno quell'aspetto più valoriale, come dicevo prima, come diceva anche Marianna, la pausa davanti alla macchinetta del caffè. Sono tutte occasioni difficilmente ricreabili a tavolino o pianificabili, o anche se schedulate, inserite in un calendario, risultano spesso molto forzate, nel senso non hanno quell'effetto positivo che inevitabilmente veniva trasmesso all'interno di tutte le organizzazioni. Quindi assolutamente sì, tornando sempre sull'intervento di Marianna, la strategia well-being è qualcosa che effettivamente a noi capitava spesso di non trovare molto delineata all'interno di determinate aziende, o comunque non ci veniva espressa come tale dai referenti con cui parlavamo. Oggi, a distanza di diversi mesi dall'emergenza sanitaria che ha colpito tutti, per assurdo c'è un'attenzione maggiore rispetto a questi aspetti. Quindi, volendo sempre cercare il lato positivo in tutto ciò che sta accadendo, è molto complicato, però volendo guardare il lato positivo della cosa, effettivamente possiamo dire che può aver fatto scattare intanto organizzazioni non ancora pronte, che non erano ancora pronte da questo punto di vista, un'attenzione in più rispetto al well-being dei dipendenti. Ecco, vorrei sentire anche dottor Zingarelli, perché non abbiamo sentito il suo punto di vista per quanto concerne questo ultimo argomento, come abilitare modelli sempre più flessibili fatti di alternanza tra fisico e remoto. Ma credo, costruendo su quanto già detto, che il tema della coerenza e della connessione dei vari aspetti, soprattutto in un momento come questo, che accelera determinate dinamiche e ne blocca delle altre, è molto importante. Cioè la sfida, credo per tutti noi, soprattutto nella direzione personale, è quella di non poter risolvere il tutto con una grandissima idea, una iniziativa o un progetto. Dobbiamo proprio portare avanti i diversi aspetti organizzativi, quindi organizzazioni che sempre più si
valorizzano il network piuttosto che la gerarchia, sviluppare competenze che non avevamo, investire sempre in tecnologia e in innovazione, ripensare il modo in cui facciamo formazione, il ruolo di caring e quindi la possibilità di esserci per essere d'aiuto, la capacità di ascolto, il ripensare appunto gli spazi anche alla luce dello smart working e quindi come i momenti di connessione potranno essere abilitati sempre di più anche dai giusti spazi che non sono sicuramente quelli che utilizzavamo fino a qualche anno fa. Più fortunati di noi hanno già fatto questi passi prima del Covid e quindi il Covid è veramente stato un acceleratore in determinate cose per valorizzare queste. È chiaro che mantenere una coerenza, portare avanti tutti i vari aspetti e farlo insieme alle persone, perché il livello di leadership che va espresso, il leader come esempio poi nei comportamenti attesi, la possibilità per le persone di mostrare e mettersi in gioco in un modo diverso è fondamentale e quindi questo sarà quello su cui costruire la nuova way of working. Ecco, vorrei chiedere un'ultimissima domanda a dottoressa Benatti. Quali sono secondo lei le sfide per l'HR nel medio-breve termine? Ma riprenderei un discorso prima di Fabienne, sicuramente ascoltare maggiormente le persone, capire effettivamente quali sono i need e non prendere decisioni a prescindere dall'ascolto, solo perché in questo momento si parla tanto di alcuni argomenti e quindi si sente la fretta di doverli mettere a terra. Penso che la cosa più importante sia veramente di ascoltare le persone e poi di integrare le varie progettualità, quindi la progettualità di well-being, di D&I, ma anche di learning, di sviluppo di carriere, perché anche tutti questi aspetti incidono sul benessere delle persone. Quindi di non ragionare per silos, ma di ragionare sempre di più in maniera trasversale, ponendo la persona al centro e veramente considerandola la risorsa più critica per l'azienda. E penso che in questo contesto anche l'HR assumerà un ruolo diverso, magari meno amministrativo, anche perché le nuove tecnologie sempre più fortunatamente sostituiranno alcuni processi e si potrà avere un HR che veramente curi di più lo sviluppo, il benessere, l'inclusione delle persone. Ecco, in conclusione vorrei chiedere a qualcuno se ha magari un'opinione diversa o vorrebbe aggiungere qualcosa. Siete tutti d'accordo? Sì, direi di sì, se posso inserirmi. Queste sfide che ha detto adesso la collega e condivido perfettamente presuppongono un cambio culturale e di competenze anche di chi fa HR, inevitabilmente. Noi abbiamo istituito già da un paio d'anni un ruolo che abbiamo chiamato People Partner all'interno della nostra funzione, proprio perché il modello per certi aspetti ancora attuale, ma per altri certamente superato, del business partner oggi è sempre più inadeguato. Io devo dire che non l'ho mai amato neanche in passato, ma a maggior ragione oggi, come diceva Marianna, il tema dell'ascolto, della vicinanza con le persone, della comprensione dei loro bisogni e la possibilità di essere i mediatori tra l'azienda, il datore di lavoro e le persone è proprio la sfida che dobbiamo vincere. Quindi proprio People Partner, dal mio punto di vista, traduce esattamente questo concetto. Quindi, anzi, sempre andando per come dire, metafore, più che la persona al centro, noi quello che dobbiamo fare è mettere al centro dell'attenzione delle persone e le organizzazioni. Cioè dobbiamo far sì che noi riusciamo davvero ad entrare in sintonia e in simbiosi con le persone in una forma virtuosa e che porti quindi vantaggi al benessere delle persone, alle prestazioni, perché poi alla fine ci pagano per quello e creare questa simbiosi è un po' la nostra sfida del futuro. Bene, ringrazio i nostri panelist, Marianna Bennati, Wellbeing and Employer Branding Leader, Deloitte Italia, grazie per essere stata grazie con noi. Voi. Fabien Corso, direttore risorse umane BNL, gruppo BNP Paribas, ringrazio anche lei. Grazie a tutti. Marco Monga, Human Resources and Organization Director, Istituto Italiano di Tecnologia, grazie anche a lei. Grazie, buona serata. Davide Uberti, Client Sales Manager, Gympass, la ringrazio per la sua partecipazione. Grazie Alexandra, grazie a tutti. Ringrazio anche Livio Zingarelli, Head of HR Philips, grazie anche a lei. Grazie a voi.
Allora, questo era tutto da parte nostra solo per il momento. Torneremo per quanto concerne l'HR Week in diretta alle 16. Ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria alle 15:30 esattamente. Torniamo con Rush Hour e l'apertura di Wall Street a tra poco.